Ciao Gargiulli, eccoci qua a una nuova recensione. Un po' più enfasi. Va bene, va bene. Tipo, devi proprio arrivare da sotto e andare verso l'alto. Ciao Gargiulli, tipo così, un po' più cattivo. Dai, dai, facci sentire la presenza, dai. Questa recensione l'aspettavo da tanto tempo, perché questa pistola è veramente molto carina. È una delle più belle, secondo me. Perché su, solo perché su. Vabbè. È una pistola VE. E si chiama Desert Warrior 4.3. Perché se è 4.4 non già non era più bella, eh. 4.3. Non c'è 4.4. Lo so, 4.4. Ho detto una stronzata così tanto per dire. Allora, questa pistola è fatta sia dalla VE che dalla Marui. La differenza sta nel materiale. Il materiale VE è tutto totalmente in metallo. Tranne le concette. Tranne le concette, giusto. Invece Marui... Ovvio che è giusto, l'ho detto io. Ovvio che è giusto. Marui invece com'è che l'ha fatta? Tutte le BS, ma... Tutto in ABS davvero? Tutto in ABS. Ma porco. La cosa bella della Marui invece è che nel carrello c'è proprio scritto Desert Warrior Tactical 4.3. Oh. Invece questa è tutta liscia. Sì, ma comunque in ABS. Però il peso è molto più figa questa, ovviamente. Deriva o no dalla 911 questa? Questa è la versione tattica della 1911 e della versione un po' più corta. Perché? Ovviamente allora andiamo a trovare il carrello superiore con un carrello arrotondato ma molto spigoloso. Squadrato quasi. Squadrato. Sembra che l'abbiamo preso una cetta e l'abbiamo tagliata. La limata. E poi ovviamente qua sotto troviamo già in dotazione la slitta RIS, che volendo si può rimuovere, No, però è così carina. No, sto dicendo, Gargiulli a casa. No. Chi la rimuove lo venga a prendere a casa, perché diventerebbe una pistola brutta. Esatto, giustamente. E si può attaccare anche il sensatore, il sensatore davanti. Sì, questo in dotazione vi verrà dato un doppio filetto, cioè qua abbiamo già il filetto esterno e il filettino rosso, dove potremmo andare appunto a mettere a il silenziatore. Nota negativa. È vero. Il silenziatore, se lo volete mettere, cosa che sconsiglio perché tanto ciocco fa ciocco, che quello che fa rumore è appunto lo scarrellamento, è che se volete proprio metterlo dovete mettere un silenziatore con la parte da avvitare non piatta, ma deve esserci lo scalino. Sì, okay? Deve essere un po' staccato perché, quando al va, momento, nel momento dello scarrellamento la parte del guida della molla che appunto fa scarrellare poi in avanti l'arma va appunto a toccare il silenziatore. Ed è un due coglione, sinceramente, perché cavolo, infatti, a meno. L'unica nota negativa di questa pistola è questa, l'unica. Allora, sensazione, lo dico io, è che ciocca. Ciocca tantissimo. Ciocca a gas, tantissimo gas. È a gas. Ciocca tantissimo se usiamo un gas appropriato. Qua meno del propano non si usa, ok? È dato dal peso dell'arma, del carrello, che è totalmente in metallo. Ecco perché bisogna usare un gas un po' più violento. Mi piace. Per forza. Poi abbiamo due sicure, o sbaglio? Sì, classiche Colt 1911, la sicura su dietro, classica, e quella sopra le guancette. Bella, bello. Poi il grilletto è molto carino, molto tipo pinna da squalo. Il grilletto è totalmente in acciaio, zigrinato con tre fori. Oh, mamma mia, zigrinato, mamma, che stiamo evolvendo, ragazzi miei. Chiedo scusa. Mirini. Allora, punto mirini. Bianco. Allora, veloce acquisizione, ma anteriore fissa. Normale, classica. Sì. E anche quella dietro è fissa, però si può anche volendo cambiare. C'è una vitina da svitare se uno vuole mettere quello quei puntini che di notte si illuminano. Lo può fare tranquillamente, però solo dietro. Davanti no, davanti no, è fissa. Ok. Altre versioni di Colt simili a questa si possono cambiare anche quella dell'attacco anteriore, ma in questo no. Beh, alla regolazione OPAP, classica. Allora, vabbè, facciamo vedere, non ci vuole molto. Per prima cosa, vabbè, tiriamo capace, via il carrello. Quanti colpi nel caricatore? Il carrello, sono il caricatore. 15. Quindi neanche tanto, pensavo un po' di più, però vabbè. Per una pistola vanno bene. Niente, finiamo qui a pernetto, solito, e
possiamo... Si svita, si regola e tutto quanto è a posto. Tenga. Tengo io. È lì lo pappa, eh? Cos'è? È la classica rotellina sotto la pistola, non è un problema. Beh, ora la rimonti, così possiamo continuare. Anzi, cosa particolare? Un'altra nota negativa, un'altra nota negativa del mio modello, cioè di questa pistola. Sinceramente io non sono andato a vedere altri, però... Qual è? Loop-up non è molto duro, e quindi quando spari la rotellina si sregola un po' e il pallino va un po' in giù. Vabbè, facilmente allora, risolvibile, ci piazzi un po' di scotch sopra, quello si blocca, non si muove più e va con culo. Sì, quello non è un problema, comunque. È un problema comunque, sì, è un difetto. No, un piccolo fatto difetto bene. Fatto comunque bene. Non in tutte le colt c'è, ma comunque... C'è, a volte succede. Un'altra cosa carina, le guancette facilmente svitabili tramite due viti, sì. E si possono rimpiazzare con quello che volete. Sì. Un esempio, si potrebbe mettere addirittura gli inserti madreperla come la Colt del nostro meccanico T, la Colt Mafia, recensione qua sotto. Sì. Che, e quindi, sinceramente, è personalizzabile come cavolo si vuole. Cambiando il mirino, cambiando le guancette, cambiando altro, si può togliere il risso, si può aggiungere torce, laser, cacate varie. In questo, ragazzi, modello ci sono varie colorazioni, c'è tan con le guancette nere, tan con le guancette tan chiaro. C'è nera con le guancette tan o tutta nera. Poi c'è la versione uguale a questa con le stesse colorazioni, versione standard più un po' più lunga come le colte normali. Buono. Poi per il resto, quindi basta, niente da dire. La precisione abbiamo già detto che è devastante. Concordo. Estetica. Estetica deve piacere. Perché a me sinceramente il 911 non piace, quindi. Però è particolare questa. Sì. È più particolare di tutte le altre, quindi a me le cose particolari sinceramente piacciono di più. Consigliata, quanto costo? Allora, la troviamo tra i 90 e i 100 euro questa pistola. Particolare. Ragazzi, quindi. Tutto in metallo, il peso veramente. Si sente? Si sente. Si sente. E io farei anche una piccola dimostrazione. È col gas carico praticamente, perché si sente un po'. Mamma, si sente, mamma, si puzza di propano. Propano che mi hai comprato lui, mamma mia. Propano. Mamma, se fa schifo, che sembra olio. Non lo da frittura, sembra. Anzi, te l'avevo già detto che ho trovato un propano che non puzza. Che schifo. Vabbè, comunque, da esse tutto, pistola consigliata, comprata se volete una 911 particolare. Da M è quasi tutto, vi ricordiamo sempre di iscrivervi al canale YouTube, di andare a vedere anche la pagina Facebook, e lì ci sono tante altre cose che non ci sono su YouTube, tipo piccoli... Tu continui a parlare. Piccoli spoilerini di altre recensioni, tipo Amoeba, e vabbè, anche foto delle giocate che facciamo, e anche altre cagate comunque. Tante cose nuove sul nostro canale. Sì. Chiedeteci quel cavolo che volete, abbiamo contatti. Commentate qui sotto, condividete, fate... Mi piace. Sì, mettiamo anche il polliciotto in su se vi piace o no. Andate a vedervi una recensione in particolare che metterò adesso qui sotto, non vi dirò cosa, ma ovviamente è in anteprima europea, italiana e seconda al mondo come recensione. Quindi tanta roba. Quindi... niente, andate anche su Twitter, un sito blog, tutto in descrizione. Niente, chiudiamo qua che ti lascio in lunga. S M e T, che è qua, che non si sa. No, aspetta, è qua. E adesso metti ancora la foto da che sembra una persona brutta, sembra. Sì. Ok. È tutto. Ci rivediamo la prossima volta. Seguiteci. Basta. Ciao. Saluta. Biru. Saluta. Ciao Gargiulli. Saluta. Da altri modi di salutare. Jesus. Vabbè, comunque, può continuare a gestire la sua bellissima pistola. Allora, la tiri fuori. Ma è quella d'acqua o quella per...